Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cambio di zona, volevo andare nell'altopiano di Asiago ma ci andrò domani. Oggi, sotto consiglio di mio fratello, e devo dire che è stato già da subito un ottimo consiglio, sono nell'Alpago e sono diretto al rifugio Semenza e forse qualcosina in più, ma non dico nulla perché se poi non ci arrivo non faccio brutta figura. I colori autunnali, come avete visto qui, sono una cosa incredibile. Sono appena partito dal parcheggio e ho già avuto la prima sfiga, che poi sfiga tanto non è perché sono in mezzo a un boschetto veramente niente male. Praticamente si partiva da una malga, ma la strada è stata resa inaccessibile e quindi il parcheggio l'hanno spostato 700 metri prima. Limite, se uno per andare a fare trekking deve anche camminare. Vedete dall'ombra, mi riparo un attimo del sole per vedere il sentiero, perché c'è il sentiero proprio in direzione del sole e quindi non riesco a vederlo. Allora, sono partito, la strada già pertica, ho già il fiatone, il paesaggio è già meraviglioso. Oggi sono partito con il sole già alto, perché l'ultima volta per andare al Pradilali c'è stato quel discorso dell'animale che mi faceva paura e tramite il video su Instagram di un amico ho scoperto che era il bramito del cervo, e vabbè, non me l'aspettavo, non lo conoscevo, quindi va bene così. Bello, la prossima volta saprò che è il bramito e magari mi alzerò prima per andare a sentirlo apposta, ma non oggi. Oggi mi godo il sole e sicuramente non ho cervi che bramano le mie spalle. Siamo a metà ottobre e fa caldo, fa molto caldo. C'è un sole che spacca le pietre, ci sono i colori autunnali che sono una cosa incredibile. Adesso lascio la zona vicino alla malga d'Alpeggio e ci addentriamo nel bosco. C'è un breve tratto di bosco prima di cominciare la salita vera e propria. Cioè è già salita, però dopo comincia quella steppa e roccia. Sono entrato nel bosco e ho perso il sentiero. Non è tanto segnato e non vedo indicazioni. Questo è un problema. Non vedo il sentiero. L'unica cosa che vedo è una recinzione con il filo spinato, ma di sentiero no, non se ne parla. Adesso vedo cosa, forse l'ho trovato,
forse. Non so. Allora, ho ritrovato il sentiero. Non sono sicuro che sia questo, ma è l'unico sentiero che vedo, quindi mi sembra di esserci. E non ci sono segnali in tutto il bosco, cioè almeno la prima parte. Questa cosa è un po' brutta, però vabbè, proviamo ad andare avanti, vediamo cosa succede. E in questi casi qua un GPS non sarebbe male, non sarebbe male. Va bene, andiamo avanti. Penso di essermi fatto 100 metri di dislivello in mezzo al bosco in verticale, perché ho seguito il sentiero sbagliato. Fortunatamente qui il 4G prende tramite un'applicazione che traccia i sentieri, e ho visto che il sentiero è più alto, quindi adesso sto cercando di raggiungerlo. Adesso vedo se riesco a trovare il sentiero, se no, boh, non lo so, torno indietro, non ho idea, non lo so, comunque, non lo so. E vabbè, oggi è andata così, è una zona che non conosco, quindi finché riesco a orientarmi, perché comunque mi sono studiato la zona tutta ieri, bene, se tra un po' non trovo il sentiero, ritorno nei miei passi e vado a farmi un giro da qualche parte, ma sicuramente non proseguo per questa volta, peccato però. Vediamo cosa succede. Boh, segnato da culo comunque il sentiero. O l'ho perso io proprio, ma tristezza.